Adattamento al cambiamento climatico, siamo partiti ormai da tanto tempo, quasi 7 anni, anche più di 7 anni. Abbiamo iniziato con un progetto europeo che si chiamava Master Adapt, lo abbiamo coordinato come regione con un partenariato di altissimo livello. Da lì abbiamo imparato un mestiere e piano piano abbiamo scritto insieme alle università della Sardegna, inizialmente con Sassari, abbiamo scritto la prima strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico. Nel 2019, febbraio 2019, e da allora la stiamo implementando sempre con l'aiuto delle università, con ISPRA, con la nostra Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per l'ARPA, e insieme a questi enti stiamo scrivendo nuove parti della strategia che è diventato già diciamo, un metodo di mainstreaming per raccontare che cos'è l'adattamento in Sardegna. Come si sviluppa, come può essere applicato nei piani e dei programmi della regione stessa, ma anche dei comuni, per esempio i PUC, i PUL, quindi i piani urbanistici comunali, i piani di utilizzo del litorale, e anticipare il futuro rispetto alle tematiche del cambiamento climatico che invece sono assolutamente del passato, certamente del presente. Prioritarie. Trasformar come si inserisce in tutto questo? È un commento, insomma, del progetto in generale? Trasformar, intanto la zona diciamo, sta già lavorando fortemente sul tema dell'adattamento al cambiamento climatico, c'è già un accordo tra diversi comuni anche dell'Oristanese che stanno lavorando proprio su questa tematica che si sposa perfettamente con le attività della Regione Sardegna, è perfettamente integrata con la strategia e diciamo, ci aspetta un grosso lavoro in questo periodo, sia per chiudere la seconda parte della strategia che per finalizzare gli obiettivi di trasformare.